È arrivato il 1º febbraio e il nostro contratto è scaduto. Non servirà più questa divisa, sudata con tanti sacrifici. E questo badge, che cosa ne farò? Dopo tanti sacrifici, dopo 10 anni di discriminazione dal 2009, finalmente è arrivata la notizia che potevamo lavorare. E poi è passata una prima pandemia, la seconda pandemia, e adesso il ben servito. Possiamo stare tutti a casa. In Emilia-Romagna il direttore ha premiato i suoi OS perché hanno sofferto per questa pandemia, hanno dato tutto per i pazienti e noi niente. Il nostro direttore ha deciso di lasciarci a casa. Il direttore di Brindisi ha deciso questo per 141 famiglie. Famiglie che ormai siamo grandi, non abbiamo più nulla. Dove andiamo adesso a lavorare? Abbiamo sofferto, sì, sofferto per 10 anni di discriminazioni. Vedevamo una graduatoria scorrere e a noi non arrivava mai, ferma per 10 anni. Ora che è arrivato il nostro turno, abbiamo passato questa pandemia, ci siamo ammalati. Io in prima persona mi sono ammalata. Ho sofferto perché ho rivisto nei miei pazienti, negli occhi dei miei pazienti, la loro sofferenza perché l'ho passata sulla mia pelle. 15 giorni di terapia intensiva. E ora che cosa succede? Non ho avuto una medaglia e non la vorrei. Avrei voluto un ringraziamento, almeno arrivare a 36 mesi, come tutte le altre ASL si sono adeguate per i 36 mesi, dopo aver passato e sofferto per le pandemie. Adesso niente, a casa. Il nostro direttore non ci vuole, non ha più bisogno di noi. Intanto i nostri reparti sono sprovvisti di OS. Non c'è più nessuno. Le nostre caposale ci chiamano. Ci hanno tolto tutti gli ossi, dicono. Come faremo noi? I nostri pazienti come faranno? Niente, nessun ringraziamento. Lo ripeto 1.000 volte. Direttore, si metta la mano sulla coscienza. Noi siamo grandi, mamme di famiglia, soli. Come facciamo ad andare avanti? Lei anche, io lo so, lei ha un cuore. Per favore, non ci butti in mezzo a una strada. Abbiamo fatto sacrifici per arrivare fino a qua. Abbiamo sofferto insieme ai nostri pazienti. Non ci siamo tirati indietro un giorno, non ci siamo tirati indietro. Abbiamo sofferto insieme a loro. Abbiamo cercato di ridargli un sorriso, in quel sorriso che c'erano soltanto lacrime, paura della morte. E questo lo posso capire perché anch'io ho sofferto così. Anch'io sono stata in un letto, da sola, ad essere assistita. Ti prego, direttore, a nome di tutti e 141 OS, non è giusto quello che si sta compiendo nell'ASL di Brindisi.